Salve Silvia, sono Fiorella, Nostra Signora. Conoscete anche voi quella filastrocca che gli umani recitano così, pensando che fosse senza senso? Eppure ogni cosa per Dio ha un profondo senso, nonché significato. Ogni cosa. E allora ve ne voglio dare una prova. La conoscete voi quella filastrocca? Ambra baci cicco co, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore s'ammalò, ambra baci cicco co. Avete capito? Cosa ha voluto dire questa filastrocca? Lì c'era la figlia di Dio, perché il dotto per eccellenza, il re, è Dio. Lui si ammalò e lasciò tutto a sua figlia, che attraverso una magia, Ambraba Cici Cocò. La doppia C, ovvero il Santissimo, così mostrò l'uomo di ogni cosa a tutto il mondo. L'avevate voi aperta questa filastrocca? Se pensate che io sia scema, e allora ve la apro così velocemente. Il resto potete farlo anche voi, se vi ritenete più intelligenti di me, e questo a me non può che far piacere. Se io apro questa filastrocca in modo molto veloce, mi dice il fior fio, ovvero se voi digitate sul vostro telefonino fio, esce la parola Dio. Dunque, il fior fio di Dio, che è la madre. Dice trasloca, dice roccia, dice astro, sali, astrali, orsa, l'astra. E allora, se io devo comporre un veloce discorso che abbia un grande significato, o un vero significato, ovvero dare un senso a questa filastrocca, apparentemente così insignificante, questo mi dice. Arriva la madre di Dio. Ecco la stella che tutto illustra, in orizzontale o verticale, perché abbiamo una lastra che può essere sia in verticale che orizzontale. Dunque, ella ai vertici di orizzonte. Dice Rosa. Avete sentito? E questo è solo così, nelle nozioni molto veloci. Ci sono le civette su quel comò, sempre tre sono, e la civetta è notorio. Non a caso, quando una parla molto o si mostra in largo e in lungo, si dice civettuola. La civetta è un significato comunque della magia, non a caso, perché questa spiffera in largo e in lungo tutto ciò che ha visto. Non a caso è sul comò. Emò, ecco, cocò sul comò. Ecco che l'uomo lo farei. Ora vi fa nascere ogni pulce o pulcino che è in ogni dove. Sapete, quando giorni fa ho spiegato che Pietro aveva toppato, abbiamo visto che un pelato, pardon, prelato, subito è corso da Bergoglio. Pardon,
Bertoldo, che aveva appena finito di masticare una foglia di coca. Coca che la divina provvidenza aveva portato nel suo giardino. E lì hanno pensato, chi mai vedrà cosa c'è qui? Nessuno. Anche perché i vaticanensi devono fare dei patti ben precisi, che tutto ciò che vedono, ovvero il patto delle tre scimmiette, ma non avevano capito che invece c'erano le tre civette. Il patto delle tre scimmiette era non vedo, non sento e non parlo. Ma le tre civette, poiché volano molto più in alto, tutto hanno spifferato. Ecco che allora questo, chiamiamolo così, buon uomo che si avvicina a Bertoldo, perdon, Bertoglio, che ha sbruciacchiato un po' nella sua mente, visto che le foglie di coca a questo portano, gli dice, Santità, ha sentito cosa, ma ha sentito questa interpretazione, ma ha sentito. La santità, che altro non era che la santità di Coca, ha fatto un sorriso, come dire, ma non ti preoccupare, fratello. Dio vede, provvede. Già, avevano dimenticato che vede anche loro e di conseguenza provvede anche per loro. E lì so cazzi amari. Chissà perché mai Dio avesse scelto una donna cui è risaputo che a livello fisico, nell'anatomia del corpo, non ha gli attributi, mi sono detta. Ma perché Dio si è scelto una donna e non un uomo, visto che questa creatura doveva avere per forza gli attributi? Porca vacca, come mai non ci ho mai pensato? Certo, gli attributi, quelli veri, ce l'hanno le donne, o almeno quella donna, se Dio si era scelto. Ecco perché si dice la donna ne sa una più del diavolo. Ecco la spiegazione. Perché la donna ha le tette, e le tette hanno i capezzoli, e nel capezzolo trovate la parola. Cacchio. Va bene, voglio dirla così oggi, eh? Perché mi piace parlare così oggi. Certo, le donne gli attributi le hanno bene in vista, mentre i cosiddetti maschietti, ovvero non cosiddetti, i cosiddetti uomini, che però sono maschietti, quelle palline le hanno nascoste. Ecco perché si chiamano coglioni, perché si nascondono. Nonché se ne vanno sempre con la coda in mezzo alle gambe. Sempre riferimento non a livello universale, ma quasi, molto quasi. Ecco perché Dio si era scelto una donna. Cazzo! Certo, gli attributi li aveva ben esposti. E quelle, le tette, nutrono. E proprio perché si chiamano tette, tutto uscirà dai tetti. Fantastica l'interpretazione che solo questa mente che Dio poteva dare ad ogni. Ogni cosa. E adesso, caro Bertoldo, perché ne hai combinate anche tu piene di più di Bertoldo, che sai cosa ti dico? Berlusconi ti fa quasi un baffo. Già, perché quel baffo che tira più di un carro dei buoi, l'hai assaporato tantissime volte, nonché gustato, come si fa con un buon piatto. Vero, Bertoldo, Bergoglio?
adesso, visto che sei più furbo che bello, prova ancora a stracciare o ingannare il nostro sito, perché questo, caro Bertoldo, è solo un assaggio. Hai capito, gran figlio di puttana? Che chi non l'avesse capito, fino in fondo, mi riferivo al Papa e tutti quei leccaculi, froci, brutti corvi che girano intorno a lui e che prendono gli ordini più marci di questo mondo. A voi una bella pernacchia fatta di un piatto di fagioli. Avete capito ben bene? E avete capito bene che Dio non ha paura di voi? Avete capito bene? Penso che siete degli deficienti, ma avreste dovuto capirlo a tutto ciò che vi è stato insegnato, che non sapevate. Ma siete talmente ostili a Dio che pensate ancora una volta di poterlo ingannare. No, no, no. Brutti corvi maledetti, avete finito le vostre tempe. Eravate stati avvisati, non solo da me, da noi, ma Suor Lucia si era molto impegnata per farvi capire che avreste fatto una brutta fine. Ma si sa, Ratzinger, che tutto aveva razziato, compagno di Bertoldo, pensavano che questa la si potesse sistemare, già come del resto tutte le altre cose avevano sistemato ben bene a dovere, e non si erano risparmiati né con i morti, né con i mezzi morti, né con quelli avvelenati, né con quelli depilati. Avete capito bene? Pilato? Avete finito di fregarvi la mano, perché stavolta è proprio finita. Avete capito? Froci e segaioli da strapazzo? Almeno vi foste fatte mille seghe, mentali però. E proprio perché non sono state mentali, proprio le avete fatte col cazzo, quello è nascosto, e allora non avete capito niente. Avete capito che non scherzo più? L'avete veramente capito? Bene, voglio vedere se i dati d'ora in poi non verranno più toccati. Perché se così non sarà, questo è solo un piccolo assaggio di quello che spiffero. Avete capito? Avete capito, galletti? Non ruspanti, perché manco quello sapete fare. Ambra, baci, cicco, co, la civetta sul comò. Alla prossima, figli.